e quasi quasi del calcio italiano. Grazie, grazie dell'affetto che mi mostrate alla squadra, al mister, qui gli artefici, quelli che hanno fatto il miracolo, direi, udinese, sono qui. Giocatori, allenatori e un grande staff, grande società, questi hanno fatto la grande Udinese. E voi siete stati molto vicini ed è molto importante il vostro aiuto. Vi vedo, vedo tanti, tanti giovani. Abbiamo un futuro, avanti così ragazzi, sta sentendo cosa dico, non sta sentendo ragazzi. Questa fotografia ricompensa tanti sacrifici fatti e soprattutto tante battaglie vinte, Presidente. Siete commoventi, ecco, è bello vincere per avere poi il riconoscimento di un gruppo di tifosi così generoso, così importante. Bene, andate avanti così perché faremo sempre meglio. Press, allora, questa piazza, l'aeroporto pieno, la piazza piena. Dobbiamo soltanto riempire un'altra cosa, lo stadio. Adesso stiamo lavorando per quello. Quando sarà lo stadio più accogliente, penso che saranno tanti, tantissimi vicino alla squadra. La squadra ha bisogno di voi, quindi dovete venire tutti allo stadio. Presidente, lei quest'anno il Presidente Pozzo ha vinto il premio dell'Associazione Italiana Calciatori Miglior Società, il collare d'oro dal CONI, alla presenza del professor Monti come la miglior società unica calcistica in Italia. Il presidente Pozzo è arrivato terzo in classifica con la sua squadra e la sua, il suo staff. Presidente, ha chiuso davanti a De Laurentiis, Moratti, gli americani, Lodito. Francesco